Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Come sapete, nella seconda parte della trasmissione, visto che oggi non ci sono particolari novità, andiamo avanti con Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Prima della trasmissione vi ricordo sempre che stiamo organizzando la festa di Beltane a Jesolo. Avrete tutti i dati che volete sui siti internet, ci potete trovare tranquillamente partendo anche dai miei siti, cioè c'è il linkaggio per arrivare al sito di Beltane, dove parliamo sia di tutte le tradizioni pagane, cioè accenniamo comunque a tutte le tradizioni pagane che portano a questa festa, che non è solo Beltane, è Floraglia, è tutta una serie di festività, diciamo così, della nascita della primavera in fiore. Ed è una tipologia pagana, non è il paganesimo, è un tipo di paganesimo ed è un tipo di ritualità, anticamente veniva usata specialmente nei paesi anglosassoni, che comunque noi riproponiamo, chiaramente rivisitata nei tempi moderni, rivisitata per quanto riguarda il paganesimo attuale. Detto questo, parliamo di Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Siamo arrivati al paragrafo 32, ricordo che è pubblicato dalla Delfi, il Vangelo di Tommaso Didimo fu trovato sotto le sabbie del deserto di Nag Hammadi e ha una serie di principi, cioè sono elencati circa 114 principi, che sono brevi frasi che ritroviamo anche nei Vangeli ufficiali, cioè non le stesse frasi ma comunque mescolate in maniera diversa. I Vangeli ufficiali è come se prendessero queste frasi e le utilizzassero per i loro fini, e noi ne vediamo la differenza fra le due, almeno in molti casi, non sempre viene fatto il paragone. Paragrafo 32 dice: Gesù disse, un profeta non è accetto nel suo paese, un medico non cura quelli che lo conoscono. È importante coniugare questo paragrafo con quanto scritto nei Vangeli ufficiali, in particolare in Marco. In Tommaso la frase risulta essere questa: dal momento che profetizzo e tento di costruire il nuovo, non sono accettato o visto di buon grado nel mio paese. La seconda frase suona più o meno: un medico non cura quelli che lo conoscono, in quanto se non fosse in grado di curarli ne rimarrebbe addolorato. Vale pure, se quelli che conosce si sono ammalati, è segno che non è stato in grado di prevedere che loro si sarebbero ammalati, dunque egli non saprebbe come curarli. E questa è la lettura delle frasi di Tommaso. In Marco la frase suona in questo modo: io affermo di essere un profeta e costoro che mi hanno conosciuto fin da piccolo mi deridono. Ancora, per la loro incredulità non poté fare lì alcun miracolo. Mentre in Tommaso la parola profeta comprende l'individuo nel proprio paese, in Marco Gesù non viene riconosciuto come profeta per ciò che è e per ciò che dice. In Marco Gesù è bocciato come profeta, non è denigrato in quanto profeta. Il suo rammarico è quello di non essere riconosciuto come profeta. Diversa è la frase di Tommaso che dice: attenzione, qualora costruite qualcosa che non può, che può modificare la struttura sociale o fideistica del vostro paese, non sarete accettati in quanto turbereste gli equilibri del vostro paese. In un altro paese potreste essere seguiti, in quanto l'altro paese non avrebbe nulla da temere, perché come stranieri o portate qualche cosa di utile o potete comunque essere cacciati. È più facile che stiano ad ascoltarvi un paese straniero che non a casa vostra, in quanto non conoscendovi devono imparare a conoscervi ascoltando quanto dite. Diversa è la lamentela del Gesù di Marco, in cui egli si rammarica per non essere riconosciuto dai suoi parenti come un profeta. In Tommaso abbiamo un'indicazione oggettiva, in Marco abbiamo il rammarico di non essere riuscito a sottomettere. E questa diversità
di uso di questo tipo di insegnamento troveremo sempre. Cioè, mentre in Tommaso si apre un insegnamento per costruire la vita, nei Vangeli ufficiali abbiamo quel tipo di insegnamenti giocati e trasformati in modo tale da sottomettere gli esseri umani, da costringere gli esseri umani in ginocchio. E questa in fondo è la differenza che c'è fra la stregoneria e il monoteismo che tenta di assoggettare gli esseri umani. Passiamo al paragrafo 33. Gesù disse: una città costruita su un alto monte e fortificata non può cadere né essere nascosta. Anche in questo paragrafo l'insegnamento è oggettivo. La città è come il regno e la costruzione dell'essere umano nel corso di tutta la sua esistenza. Chi costruisce un percorso di sviluppo del proprio corpo luminoso è un essere umano che costruisce una città. Una città maestosa e pertanto in vista. Proprio perché è maestosa e visibile, deve essere allontanata dagli artigli di chi vive senza costruire il proprio corpo luminoso. Questa città deve essere costruita su un alto monte e fortificata. L'essere umano che sviluppa il proprio corpo luminoso trova lungo il proprio cammino le armi attraverso le quali difendersi. Questa città, costruita in questo modo, non può cadere, ma nemmeno essere nascosta. Dunque, chiunque può, seguendo quel cammino, costruirsi una città simile, in quanto quella città è visibile. Nei Vangeli ufficiali in Luca, l'esempio della città viene rappresentata dalla casa ed assume un altro aspetto. Dice Luca: perché mi chiamate Signore, Signore? È letterale questo, E poi non fate quello che vi dico? Ognuno che viene a me ascolta le mie parole e le mette in pratica. Io vi mostrerò a chi assomiglia. Somiglia ad un uomo che per fabbricare una casa scavò molto profondo e pose le fondamenta sopra la roccia. Venuta una inondazione, la fiumana investì quella casa, ma non la poté smuovere, perché era ben costruita. Colui invece che ascolta e non pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra, senza fondamenta. La fiumana la investì ed essa subito cadde, e la rovina della casa fu grande. La costruzione della casa, per il Vangelo di Luca, non è atto di volontà dell'essere umano, non è una sua scelta, una costruzione del suo divenire. In Luca la casa si costruisce mettendo in pratica quanto il padrone insegna. Si arriva da lui supplicando e poi non si fa quanto si ha in risposta alla supplica. Il Gesù di Luca è un padrone despota, che non c'è nulla di onorevole nel cuore degli esseri umani se non la supplica che costoro rivolgono a lui. Quando gli esseri umani lo supplicano, egli insegna loro come devono fare. La casa non è costruzione degli esseri umani, come la città di Tommaso, ma è articolazione degli insegnamenti del padrone. Come si costruisce la casa è come si obbedisce al padrone. E passiamo al paragrafo 34. Gesù disse: ciò che udrai in un orecchio, proclamalo sui vostri tetti, nell'altro orecchio. Nessuno, infatti, accende una lucerna per metterla sotto il moggio, né la pone in un luogo nascosto, bensì la mette in un candeliere affinché quelli che entrano e quelli che escano vedano la luce. Che cos'è un segreto? Perché deve esistere un segreto? Un segreto è tale per ingannare, per truffare. La costruzione del segreto è atto di inganno per chi lo costruisce ed è atto di assoggettamento per chi è costretto a custodirlo. In entrambi i casi un segreto distrugge le persone, creando inganno. Il segreto è arte della distruzione soggettiva dell'individuo, in quanto un segreto presuppone l'accettazione da parte dell'individuo del segreto in quanto tale e l'individuazione dell'importanza per cui quello debba rimanere un segreto. Non assoggettarti al segreto, proclamalo. Non legare il tuo divenire a qualche cosa che deve rimanere nascosto. Distruggilo e libera il tuo divenire dagli intoppi. Il moggio e il segreto
e la lucerna è il divenire della persona che viene acceso ed alimentato. Il divenire non può essere assoggettato, non può essere limitato, non può essere circoscritto. Chi alimenta il proprio divenire deve poterlo esercitare in ogni circostanza, alimentarlo attraverso ogni azione. Non può farsi limitare dal moggio o dal segreto. Non deve temere una ritorsione, altrimenti il proprio divenire cresce monco o non cresce affatto. In stregoneria il segreto non esiste. Nessuno ha dei segreti da nascondere o da vendere. Il segreto in stregoneria è quanto la libertà dell'individuo non è ancora in grado di percepire o di afferrare, ma non è un qualche cosa di nascosto. Ci circonda e attende che noi l'afferriamo per crescere a sua volta attraverso la manipolazione che noi ne facciamo. Il segreto in stregoneria è la costruzione del nostro divenire, della nostra libertà. A mano che lo costruiamo, noi cresciamo e svegliamo lo sconosciuto che ci circonda. È importante vedere la collocazione di questa frase in Luca e il senso che all'interno del testo assume. Attenzione, è letterale questo. Alle turbe poi che accorrevano a lui e gli prese a dire: questa generazione è una generazione perversa. Bah, chi fosse lui per dirlo non lo so. Essa chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato, fuorché quello di Giona. Infatti, come Giona fu un segno per i niniviti, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. La regina del mezzogiorno risorgerà nel giorno del giudizio assieme agli uomini di questa generazione e li condannerà, perché la venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone, ed ecco, vi è qui uno da più di Salomone. Gli abitanti di Ninive risorgeranno nel giorno del giudizio, assieme a questa generazione la condanneranno, perché essi fecero penitenza alla predicazione di Giona, ed ecco, vi è qui uno da più di Giona. Nessuno accende la lucerna e la mette in luogo nascosto o sotto il moggio, ma sopra il porta lucerne affinché quelli che entrano vedano la luce. La lucerna del tuo corpo è il tuo occhio. Se il tuo occhio è semplice, anche tutto il tuo corpo è illuminato. Ma se il tuo occhio è guasto, anche tutto il tuo corpo è tenebroso. Stai attento dunque, che la luce che è in te non sia tenebre. Se tutto il tuo corpo è illuminato senza avere alcuna parte oscura, sarà tutto nella luce, come quando la lucerna ti investe con i suoi raggi. Questo è il pezzo, il segno di Giona in Luca. Appare evidente come, usando le stesse parole o lo stesso senso, il fine è diametralmente opposto. In Tommaso abbiamo il soggetto protagonista. È il soggetto che non deve essere costretto a custodire un segreto. È il soggetto che deve liberarsi dei vincoli perché la sua luce non sia offuscata nel moggio. In Luca il soggetto è lo spettatore del pazzo di Nazareth. Il soggetto non riconosce nel pazzo che ha davanti la sapienza di Salomone o la predicazione di Giona. Egli ha l'occhio offuscato. Egli non distingue quanto ha davanti. Non distingue quanto ha davanti. Non distinguendo quanto ha davanti, non si può nemmeno prostrarsi, non si può sottomettere. Perché dunque un essere umano del tempo del pazzo di Nazareth, descritto da Luca, non si sottomette? Perché non riconosce in colui che gli sta davanti il figlio dell'uomo? Perché ha l'occhio offuscato. Ed ecco la minaccia del pazzo descritta da Luca. Saranno condannati dagli abitanti di Ninive, che risorgeranno, o dalla regina del mezzogiorno che venne dagli estremi confini della terra per vedere la saggezza di Salomone. Poi magari mi dicono dov'è la saggezza di Salomone. Il matto paragona se stesso a leggende del passato, leggende che non possono essere verificate, ma che fanno molto comodo per colpevolizzare gli astanti. Luca ammonisce che quelli della generazione del suo profeta non lo vogliono riconoscere, e nonostante egli raccontasse che andava in giro per la Palestina a fare miracoli, non dava loro segni di essere quanto andava dicendo di essere.
L'esempio della lucerna, che Luca ricopia da testi molto antichi, gli serve come esempio, ma non lo capisce, non lo può capire. Egli è estraneo. Egli deve sottomettere gli esseri umani, non spingerli a cercare il Dio che cresce dentro di loro. Luca deve sottomettere gli esseri umani alla sua descrizione del Dio pazzo, non può permettere che gli esseri umani sentano il Dio che incubano crescere e svilupparsi, non deve permettere loro che si liberino dei segreti e che spicchino il balzo nell'infinito dei mutamenti, deve ricattarli, deve convincerli di essere ciechi, esattamente come il re convince i suoi sudditi di indossare un bellissimo vestito mentre in realtà sta girando nudo. Luca deve convincere gli esseri umani che il suo Gesù era ben oltre la sapienza di Salomone e non quel mentecato che le sue azioni dimostrano. Deve accusare gli esseri umani di cecità, mentre loda la lungimiranza di chi accetta di vedere l'imbecillità del suo profeta scambiandola per sapere. Da un lato Tommaso, che invita gli esseri umani a liberarsi degli ostacoli che bloccano il cammino per costruire il Dio che cresce dentro di loro, e dall'altro abbiamo un Luca che intende sottomettere gli esseri umani per impedire loro di cogliere dall'albero della vita eterna. Lo stesso discorso lo troviamo in Matteo, letterale questo, eh? Non può rimanere nascosta una città situata sopra una montagna, perché né si accende una lucerna e la si pone sotto il moggio, ma sul porta lucerna e la luce e fa luce a tutti quelli che sono in casa, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vengano le vostre opere buone e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. La manipolazione di Luca rispetto a Matteo appare evidente, anche se il senso di Luca e quello di Matteo coincidono nella direzione condotta dall'esempio. L'essere umano si sacrifica per la gloria del Dio. L'essere umano deve agire negando se stesso per esaltare il padrone. Nell'esaltare il padrone egli distrugge se stesso. Non si tratta più di non essere dipendente da un segreto che condiziona l'esistenza. Si tratta di essere dipendente dal Dio padrone che impone l'azione al soggetto per la propria gloria e in funzione della distruzione del soggetto stesso. E questo è il paragrafo 34 e il suo commento. Passiamo al paragrafo 35, poi facciamo il 36 e poi ci fermiamo. Gesù disse: se un cieco guida un cieco, cadono ambedue in una fossa. Il paragrafo 35 consta di una sola proposizione, una sola frase, una sola affermazione. Dove sta l'importanza della frase? È diretta alla guida o al guidato? Dove il guidato trova la guida e dove la guida può guidare? Per commentare questa frase, messa in un contesto e senza dei riferimenti precedenti, dobbiamo riferirci alla stregoneria. Qual è il principio fondamentale della stregoneria? Lo sconosciuto è sempre maggiore del conosciuto. Ed essendo l'essere umano un essere in formazione e in trasformazione continua, che trasforma continuamente in conosciuto parte dello sconosciuto che lo circonda affrontandolo, la cecità consiste nel considerare se stessi completi, arrivati, definiti. La cecità consiste nel considerare se stessi creati ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo. Essere ciechi, in stregoneria, significa cessare di considerare lo sconosciuto che ci circonda maggiore del conosciuto e pertanto cessare di costruire la propria libertà per poterlo affrontare dilatando se stessi. Dunque, anziché attrezzare se stessi per affrontarlo, si preferisce dire che questo non esiste, si è ciechi. Quando un individuo, anziché espandersi in continuazione, preferisce affermare la totalità della sua conoscenza e delle sue possibilità, limitando in quella totalità lo sviluppo di chi conduce. Un professore che conosce male il latino può sicuramente insegnare qualche cosa ad un allievo che non ha nessuna conoscenza, ma il fatto di conoscere male il latino finirà per bloccare lo sviluppo della conoscenza dell'allievo, limitandola al fatto che lui conosce male il latino.
Se noi possiamo fare questo esempio, è perché come spettatori ci permettiamo di discriminare fra chi conosce meglio e chi conosce peggio una determinata cosa. Se non fossimo degli spettatori, ma soltanto degli attori, noi non sapremmo discernere i limiti che il sistema sociale in cui viviamo ci impone. Non sappiamo distinguere se chi ci conduce è cieco o meno. Quale sistema possiamo usare per determinare questo? Egli si sta costruendo o ha cessato di costruirsi? Egli sta cercando o ha cessato di cercare? Egli si sta migliorando o ha cessato di migliorarsi? Egli trae piacere da quanto fa o lo fa per abitudine? Alcune cose le possiamo vedere, alcune cose le possiamo leggere. Quelle cose, anche se limitatamente la ragione, ci permettono di capire se chi ci conduce è cieco o meno. Soprattutto, dobbiamo sapere ascoltare i nostri bisogni e le nostre tensioni. Quanto ci si dice, quanto ci si propone, quanto ci viene offerto, ci soddisfa. Quanto ci siamo costruiti, ma ancora, quanto siamo diventati ciechi. Proviamo a leggere la stessa frase nel contesto in cui Luca la inserisce all'interno del discorso della montagna. Disse loro ancora una parabola: un cieco può forse far da guida ad un altro cieco? Non andranno a cadere ambedue in una fossa? Il discepolo non è da più del maestro. Ogni discepolo è perfetto se è come il maestro. Dunque, bloccare lo sviluppo dell'individuo. Questo è l'intento di Luca. Il suo Gesù è il padrone degli esseri umani. Non può permettere che questi diano l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. In stregoneria il termine maestro viene dato da chi impara. Questo dice: quell'essere umano, quella coscienza di sé, quella situazione sono o è stato il mio maestro. In stregoneria chi cerca la conoscenza non definisce se stesso maestro, in quanto sa perfettamente come lo sconosciuto sia sempre maggiore di quanto conosce. Chi impara in stregoneria è come se salisse una scala i cui gradini sono formati da tutti coloro, tutti quelli che fondando il divenire umano hanno costruito la situazione dalla quale egli può dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. Chi impara in stregoneria onora i suoi maestri calpestandoli, usandoli per costruire se stesso. Questo terrorizza Luca. Il suo Gesù è il maestro dei maestri, nessuno può superarlo o deve superarlo. È il profeta dei profeti e nessuno può superarlo. Si è perfetti quando si è come il maestro, dice Luca. Questo significa costruire la cecità. Questo significa gettare gli esseri umani in una fossa. E passiamo a quello che per oggi è il brevissimo ultimo paragrafo 36. Paragrafo 36. Gesù disse: non è possibile che uno entri nella casa di una persona forte e la prenda con la forza se prima non le lega le mani. Allora potrà saccheggiare la sua casa. Anche il paragrafo 36 è necessario interpretarlo attraverso la stregoneria. Dal momento che i percorsi misterici sono andati perduti, non ci resta che l'interpretazione della stregoneria. Qual è la casa a cui si riferisce? È il sentire dell'essere umano, è l'essere umano nel suo insieme. Dunque nessuno può entrare in un essere umano e impadronirsene se costui è forte, se costui alimenta il Dio che cresce dentro di lui. Nessuno può assoggettarlo se la sicurezza con cui affronta il mondo proviene da se stesso. Qualcuno gli potrebbe fare violenza fisica, legargli le mani. In altre parole, qualcuno può bloccare lo sviluppo del Dio che cresce dentro di lui, ma non è in grado di assoggettarlo, in quanto la sicurezza, quest'essere, la trae da se stesso e non da qualcosa di esterno. Non è un servo di un qualche padrone, dipende dalla fonte che alimenta il suo cuore. Qualcuno può costruire degli ostacoli per impedirgli di sviluppare il Dio che cresce dentro di lui, ma non sarà mai in grado di convincerlo che la sottomissione sia migliore la sua ricerca di libertà. L'essere umano che costruisce se stesso è forte a sufficienza per impedire ogni tipo
di sottomissione. E qui ci fermiamo. Siamo arrivati al paragrafo 36 e la prossima volta continueremo con il paragrafo 37. Sono in tutto 114 paragrafi, sì. 104, vediamo un attimino, mi sembra sì, 114 paragrafi. 115 anzi, perché ho considerato come paragrafo anche il prologo. Bene, questo per oggi è Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. E visto che Tommaso Didimo l'abbiamo finito la parte per oggi e abbiamo un po' di tempo, prima di attaccare i telefoni facciamo un po' di rassegna stampa vecchia, rassegna stampa vecchissima. Strage di pastori e bambini. Il Gazzettino del 1 marzo del 2000. È un'altra strage del GIA in Algeria. Non si fermano, sgozzati 20 bambini, sequestrato 3 donne a scopo sessuale. Monoteisti, qualsiasi monoteista. Va bene, i vescovi bocciano i preti. La Repubblica del 3 marzo del 2000. I preti, individualismo, scarsa preparazione pastorale, tendenza a sottovalutare il valore dei ritiri spirituali, disincanto pastorale, in pratica sanno benissimo che il loro Dio non esiste. Insufficienza operativa dei consigli parrocchiali, ovvero tutti i mali dei preti italiani, sono stati discussi riservatamente durante l'ultimo consiglio permanente della CEI, il Parlamento dei Vescovi. In pratica i vescovi dicono: ma sti preti, porca miseria ladra, non ne fa più niente, ne fa più pastorale, ne fa più sottomissione, non ci portano più bestiame. Beh, veramente ultimamente è un po' di tempo che il bestiame si sta un po' ribellando, no? E ne hanno sempre meno. E sti preti non si danno abbastanza da fare. Vediamo un attimino. Mago abusava delle clienti nel tempio dell'occulto. Dario Valentini era mago, cartomante, pranoterapeuta, medium, occultista, dottore in scienze esoteriche. Insomma, a lui praticamente interessava far soldi e farsi le donne, gli piaceva le donne, vabbè. Abusava dei clienti nel tempio dell'occulto. Beh, più o meno è un po' come i cosi, come gli esorcisti, insomma, non fa un lavoro diverso da loro. Sentenza della Cassazione, 2 marzo del 2000. Scientology, religione a pagamento, va tassata. Cosa dice questa sentenza della Cassazione? Se tu sei una religione, fai religione, devi avere le esenzioni di tasse come qualunque altra religione. Se tu con la religione fai business, fai affari, paghi le tasse relative agli affari che fai. Non fa una piega, corretto, giusto, legale, preciso. Dovrebbero fare così anche per i cattolici. Cioè, errori del passato. La Chiesa adotta il manuale del perdono, cioè lei, la Chiesa Cattolica, perdona quelli che ha massacrato. Vabbè, questo qua, la Chiesa perdona quelli che ha massacrato, è del 2 marzo del 2000, il Gazzettino. Siamo sempre ormai, è una vecchia storia che ormai sentiamo, no, da un po' di tempo. Questo discorso qua del chiedo a Dio il perdono di tutti quelli che io ho massacrato. Beh, veramente bisognerebbe rifondere i danni agli eredi per tutti i massacri, tutte le distruzioni sociali operate dal 330 fino ad oggi. Rifondere i danni agli eredi sarebbe un buon segno. Dopodiché condannare il mandante dei massacri, cioè macellare Sodoma e Gomorra e il pazzo di Nazareth che ordinano i massacri, sarebbe un altro buon segno. Dopodiché si può cominciare anche a discutere, però tutto il resto è buffoneria, cioè chiedere perdono a Dio, il mandante dei massacri, la Chiesa Cattolica chiede perdono al mandante dei massacri, è come se quello che gestiva i campi di sterminio nazisti andasse a chiedere a Hitler perdono
per la gente che gli ha ordinato di bruciare, insomma, cioè, veramente è una cosa che non ha senso. 2 marzo del 2000, il Gazzettino, focolarino arrestato, cercava bimbi online, è il presidente di una cooperativa di distribuzione di editoria religiosa, nel suo ufficio trovati 36 floppy porno. In effetti dovete sempre stare attenti alle persone che fanno volontariato di questo tipo, perché in realtà alla fin fine molte delle situazioni sono quelle di grattarsi dei propri pruritti. Allora, vediamo un attimino, qui c'è un articolo abbastanza curioso, sempre del 3 marzo del 2000, dal Gazzettino. Le origini delle catacombe non facevano da rifugio, cade il mito del Colossal Quo Vadis. In realtà a Roma, quando le catacombe, o comunque i cimiteri, funzionato, nei cimiteri era vietato l'arresto, cioè c'era una legge per cui vietavano l'arresto nei cimiteri. Le origini delle catacombe non sono state ancora completamente chiarite, ma di certo non è stato per motivi di sicurezza che i cristiani hanno tanto sviluppato lo scavo del sotterraneo. Questa credenza secolare è stata sfatata dagli studi archeologici più recenti, quali hanno dimostrato che le catacombe non furono i luoghi in cui i primi seguaci di Cristo si rifugiavano per sfuggire alle persecuzioni della Roma imperiale, iniziate al tempo di Nerone. Furono costruite invece inizialmente per celebrare i riti lontano dagli occhi dei pagani. In pratica, vi ricordo che le persecuzioni neroniane, quelle che vengono definite persecuzioni neroniane, in realtà non hanno toccato i cristiani, hanno toccato invece i seguaci di Mitra. I mitriani furono effettivamente perseguitati, ma erano perseguitati perché? Perché facevano un'attività di disarticolazione dello Stato, cioè in pratica facevano un po' i terroristi, al di là che il termine forse non è paragonabile a quello attuale. Comunque tentavano di separare le persone dallo Stato. Dopo, il culto di Mitra venne integrato dallo Stato, cioè ci fu un riconoscimento da parte dello Stato del diritto al culto mitrianico. I cristiani invece rifiutavano lo Stato, cioè c'era una guerra che i cristiani facevano allo Stato. E ci sono 99 probabilità su 100 che effettivamente l'incendio di Roma, fatto sotto Nerone, fosse stato fatto dai cristiani. Almeno il 99,9 probabilità su 100. Forse sto anche aumentandole. Allora, vediamo una fine. C'è ancora un altro articolo sul capo dei focolarini a Mestre. Focolarini, vi ricordo che sono una delle organizzazioni integraliste dei cattolici. I 1000 floppy disk, le immagini della perversione. Siamo il 3 marzo del 2000, 37 quelli sequestrati al Veneto Foradori, da oggi gli interrogatori, inquietante episodio nel Trevigiano. Per cui statevi accorti. C'è una sentenza a Perugia di un tribunale, che dopo vedremo se sarà accettata anche dalla Cassazione, nel quale un sexy shop sotto denuncia, in pratica il tribunale ha detto, la sentenza è una sentenza d'appello, si può pertanto affermare che erano state adottate da Bertini sufficienti garanzie di riservatezza e cautela rivolte ad impedire qualsiasi forma di esposizione pubblicitaria. Cioè praticamente la sentenza dice che il sexy shop non è osceno, anche perché questo personaggio aveva preso tutte le precauzioni di riservatezza, per cui non è che ostentasse chissà che cosa. Semmai, dice il tribunale, le oscenità vengono dalla TV, non dal sexy shop, cioè viene dall'esposizione di certe azioni, non dalla riservatezza di certe azioni, non dal sexy shop in se stesso. Ed è abbastanza importante, secondo me, come sentenza. Poi vedremo se la Cassazione lo confermerà o meno, perché si tratta sempre di tutta quella serie di sentenze
che vanno a distruggere quella che è la perversione cristiana nel costringere le persone a non far sesso, perché bisogna creare le fobie, perché bisogna creare il disagio sociale, perché bisogna creare la perversione. E di queste cose ormai sono circa 30 anni che stanno un po' cambiando quello che è il modo di essere e di porsi delle persone, no? C'è un articolo della Repubblica del 2 marzo del 2000. Torino, il nipote di Togliatti, c'era il crocefisso, lasciò il seggio, scrutatore assolto. Vi ricordo che uno scrutatore di seggio non può abbandonare il seggio. E non può neanche dimettersi all'ultimo momento, perché c'è il crocefisso, dimettersi da scrutatore elettorale per protesta contro i crocefissi alla parete dei seggi, dice una sentenza, non è reato. Dimettersi da scrutatore elettorale è sempre un reato, però il fatto che sia il crocefisso è una motivazione sufficiente per dimettersi da scrutatore del seggio, perché il crocefisso è comunque un'offesa alla Costituzione della Repubblica Italiana. C'è una cosa che va bene per quanto riguarda la fede cattolica, ma è un'offesa per la Costituzione della Repubblica Italiana. Dice, lo scrutatore infatti è un pubblico ufficiale, cioè rappresenta lo Stato, e lo Stato è laico, non confessionale. Ispirandosi a questi principi, la quarta sezione della Cassazione, attenzione, la sentenza è arrivata in Cassazione, ha annullato senza rinvio la condanna inflitta l'anno scorso dalla Corte d'Appello di Torino. Cioè questo era stato condannato, però la Cassazione lo ha assolto. Senza rinvio vuol dire che la soluzione è definitiva, altrimenti sarebbe stata rinviata alla Corte d'Appello. A Marcello Montagnana, nipote di Rita, la moglie di Palmiro Togliatti, Montagnana, 63 anni, insegnante in pensione, fu designato nel 94 come scrutatore in un seggio di Cuneo, ma rifiutò l'incarico invocando il supremo principio costituzionale della laicità dello Stato. Denunciato per violazione della legge elettorale che punisce chi abbandona il seggio senza giustificato motivo, Montagnana viene condannato a 400.000 lire di multa. La Corte d'Appello lo assolve, la Cassazione annulla con rinvio, cioè aveva già annullato la soluzione, probabilmente per mancanza di motivazioni. Allora, aveva annullato con rinvio alla Corte d'Appello. La Corte d'Appello torna a condannarlo. Allora, prima assolto, va in Cassazione, la Cassazione rinvia perché non ci sono motivazioni, la Corte d'Appello decide di condannarlo. Finché ieri la Cassazione dà ragione al suo avvocato Antonio Rossomando e condanna annullata senza rinvio. Cioè praticamente, se qualcuno di voi fosse uno scrutatore alle elezioni e dice lo Stato è laico, io mi appello al principio di laicità dello Stato, se non cavè il crocefisso, almeno faccio il scrutatore elettorale, sappiate che c'è una sentenza della Corte di Cassazione che ve lo consente. Naturalmente occorre sempre un comportamento corretto e lineare. Allora, passiamo al Gazzettino dell'8 marzo del 2000. Kung, l'Inquisizione esiste ancora, adesso usa roghi psichici. Ricordate che Kung è un teologo cattolico in dissidenza col Vaticano ed è fortemente critico il giudizio sul documento del mea culpa papale. Continua a non vedere una conversione del cuore, cioè continua a non vedere il cambiamento, afferma Kung in un'intervista rilasciata al giornale svizzero Sonntages Zeitung, il quale aggiunge: l'Inquisizione Vaticana è ancora attiva, da tempo in polemica con il Vaticano. Kung non si è lasciato scomporre dal nuovo documento, a suo avviso è innanzitutto insostenibile la differenziazione che viene fatta fra le colpe dei rappresentanti della Chiesa e l'istituzione in quanto tale. Io torno a ripetere che il primo colpevole è il macellaio Sodoma e Gomorra e il secondo colpevole è il pazzo di Nazareth. Comunque, che effettivamente usino altri mezzi, mi sembra abbastanza chiaro. A Treviso, a Bologna, a Sandrigo e alla Fiera di Vicenza abbiamo avuto delle operazioni proprio di rogo che abbiamo subito personalmente.
Sì, naturalmente non ci hanno ancora accesi, grazie a tutti gli altri che hanno fatto, però insomma la persecuzione è stata abbastanza pesante. Andiamo avanti, c'è ancora sempre il suo mea culpa. Oh, l'amministrazione del peccato contro la dignità femminile. Silvia Costa ha fatto una cosa bellissima. Laiche e cattoliche è un inizio. Cos'è l'inizio? Ora Wojtyla condanni la caccia alle streghe. Il problema è un altro. Non si può condannare la caccia alle streghe, perché le streghe cercavano libertà. E poi perché lo ha ordinato il macellaio di Sodoma e Gomorra? Non lasciare che strega viva. Per cui non può chiedere scusa o venire meno a quelli che sono gli ordini del suo Dio, perché è una condanna del Dio. Infatti tutte le scuse che ha messo insieme Ratzinger le ha messe insieme proprio per fregare quelli che non si possono difendere. Boh, io sono arrivato a questo punto, sono le 8 meno 10 minuti, pertanto andrò avanti e attaccherò i telefoni. Vi ricordo che il numero di telefono di Radio Gamma è 049 700 700, 049 700 838. Andando sempre avanti, mea culpa, disparità di opinione a Chiesa, naturalmente ci si scanna, e lo scannamento andrà sempre avanti. Perché questo? Perché in fondo con una mano si dà, con l'altra si picchia e con l'altra si porta via. L'importante è salvare i nuovi campi di sterminio, in particolare quello in Africa per l'AIDS, che la gente non usa il preservativo, perché altrimenti non riusciamo a costruire miseria. Bobo, andiamo avanti ancora. L'ira degli ortodossi sul rush di Cristiano. Del 9 marzo del 2000, lo scrittore Androulakis, un romanzo che allude all'amore non solo spirituale fra Gesù e Maria Maddalena, scatena le ire greco-ortodosse a Salonico. Andiamo bene. Pronto? Radio Gamma 5. Sì? Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Volevo solo un'informazione, so che voi, da voi gira abbastanza gente, no? Io avrei bisogno di una signora che faccia la sicurezza. Scusate, forse è meglio che telefono 700-777. Ah, va bene. Arrivederci. Va bene. Sto personaggio, che si è permesso solo di parlare non solo di amore spirituale ma qualcos'altro, fra Gesù e Maria Maddalena, scatena le ire dei greco ortodossi. Beh, insomma, mi sembra abbastanza idiota. Però il sesso in auto non è più un reato. Beh, questa è una notizia di mercoledì 8 marzo del 2000, ma la Cassazione ha fatto un'altra sentenza, se mi sembra ieri o l'altro ieri, che invece è reato. Allora, qual è la differenza fra l'uno e l'altro? Il sesso in auto in se stesso non è un reato. Cos'è che è reato? È reato l'oscenità, cioè è la rappresentazione dell'atto sessuale dall'auto. Non prendere provvedimenti, non mettere i giornali, non mettersi in luoghi appartati, non prendere delle precauzioni per non essere viste è un reato. Però in se stesso il sesso in auto non è reato, è reato quando viene esposto pubblicamente o potrebbe essere esposto pubblicamente, cioè non è preso con le dovute protezioni. Questo è ciò che dice la Cassazione, che vi vieta di fare il sesso in auto, vi vieta di esporre il fatto di fare il sesso in auto. E passiamo a un'altra sentenza della Cassazione. Rubare prima della cassa non è reato. Oh là là, che cavolo c'entra con quello che diciamo noi? C'entra sì. Perché? Perché è una questione di civiltà. Uno non può fermare un'altra persona o denunciare un'altra persona se quella persona non gli ha portato via la roba. Cosa significa questo? Significa che il furto, per essere tale, deve avere il controllo della merce, il controllo e l'uso della merce.
se io non ho il controllo fisico e l'uso della merce, posso anche non aver rubato. Ho rubato soltanto quando della merce ho il controllo fisico. Pertanto, se io non ho superato le casse del supermercato, nessuno può dirmi che ho rubato o sospettarmi di furto. E anche quando le ho superate, magari sono in corridoio, non è ancora detto che io abbia rubato. Pertanto è una sentenza che pone dei cavilli anche abbastanza importanti, cioè che ci permette di capire che esiste la possibilità di venire fuori da delle situazioni gravi. Il problema che per me è importante, cioè, sottolineare, è l'arbitrarietà, cioè non è detto che uno stia rubando se sta a rubare. L'importante è che ci sia sempre un giudizio di merito della Corte di Cassazione che stabilisca dei principi affinché le persone non vengano prevaricate. Pertanto questo è importante come sentenza, è importante perché limita l'arbitrarietà nell'affermare uno sta rubando o non sta rubando. E per me è importante, più di tanto, sì, lo so benissimo se uno dice beh tu, o rubi o non rubi, insomma, però è importante stabilire con precisione se è furto o non è furto, perché a volte non è detto che lo sia. E quando leggo una notizia che uno si prende 16 anni per aver rubato una merendina, questo negli Stati Uniti, nel Texas, per me questa notizia diventa importante. Andiamo avanti ancora. Dal Gazzettino del 10 marzo del 2000. Stati Uniti. Scuse per le polizze sugli schiavi. Prima della guerra civile americana, le compagnie assicurative stipulavano polizze sugli schiavi a favore dei proprietari. Ed ora il gigante del settore, Aetna Inc., ha chiesto scusa per il comportamento tenuto nel XIX secolo della ditta, che risarciva i proprietari se qualcosa andava storto. Beh, veramente dovrebbe pagare un po' di danni. Cioè, vabbè, comunque, se la vedranno gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, quando c'è una sentenza, ci sono fior fiore di milioni di dollari che vanno via. Comunque, staremo a vedere. Russia. Anatema sul codice fiscale. Accidenti. Il Gazzettino, 10 marzo del 2000. Il codice fiscale, un simbolo demoniaco. A proclamarlo non è stato un congresso di evasori fiscali, ma il sinodo della Chiesa ortodossa russa, che mette i bastoni pastorali in mezzo alle ruote del governo di Mosca, che per combattere l'enorme evasione fiscale pochi giorni fa ha introdotto il codice fiscale numerico per tutti i contribuenti. Beh, se prima c'era l'industria di Stato che alimentava le finanze, adesso bisogna tassare le persone per alimentare le finanze dello Stato. Uno più uno fa due. In Russia non c'erano le tasse, l'industria era di Stato e c'era un buon Stato assistenziale. Adesso non c'è più lo Stato assistenziale, non c'è più l'industria di Stato, per cui bisogna tassare chi fa soldi. O anche chi non è, dipende. Questo è successo e quello dovrà essere. Dal Gazzettino del 16 marzo del 2000. Attenzione, Israele. Barak vuole la tortura legale. Israele non merita l'oltraggio di essere il primo paese ad ammettere per legge la tortura. Così il ministro della giustizia israeliano Yossi Beilin ha condannato la posizione del primo ministro Ehud Barak, favorevole alla legalizzazione della tortura definita pressione fisica moderata da parte dei servizi di sicurezza. Quando uno Stato ricorre alla tortura è uno Stato di falliti, è uno Stato i cui poliziotti sono dei dementi, degli incapaci, degli imbecilli, e che ha bisogno di torturare l'arrestato per trovare delle prove d'accusa. Veramente è un'incapacità, un fallimento della polizia. 16 marzo del 2000, La Repubblica. Il Vescovo. Pregate perché piova. Cagliari, allarme siccità.
si ricordano di Giove Pluvio, l'ho già detto oggi, quando la siccità è forte. Vabbè, lasciamo perdere, ma meglio, altrimenti si è messo la bella da dire. Pronto? Ah. Blair, guerra alle zingare. È facile fare la guerra a chi non si può difendere, no? Il governo pronto a mobilitare polizia e magistratura contro le donne rumene. Molte hanno lo status di profughi. I tabloid scatenati, povere, hanno il telefonino. Scotland Yard saranno allontanate dal cuore della città insieme ad homeless e barboni. È vero. La povertà fa schifo. La miseria fa schifo. Meglio fare un bel campo di sterminio, magari li mettiamo anche nelle camere a gas e poi magari li bruciamo pure, tanto chi cavolo se ne frega. Ultima notizia per oggi, prima di lasciare a Stefano. Famiglia cristiana, farsi raccomandare è un peccato. Beh, famiglia cristiana non conosce nemmeno le sue sacre scritture. Farsi raccomandare è sempre stato un modo attraverso il quale la Chiesa Cattolica ha controllato gli uomini, ed è un modo dettato dal pazzo di Nazareth per riuscire ad avere soldi e estromettere gli altri dal sistema sociale. Raccomandare significa mettere l'amico dell'amico al posto giusto e controllare la gente. Boh, io qui per oggi ho concluso. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Grazie per avermi ascoltato e vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore, a che ora? Alle 15. Ancora grazie per l'ascolto e a risentirci.